Aspettando la firma che dovrebbe arrivare il lunedì del giovane Trasciani dalla Roma, il Teramo ufficializza Ahmed Meiri, estremo difensore ex olimpianionese che si lega per 3 anni al club biancorosso. In realtà Meiri già da qualche giorno si allena insieme alla truppa guidata da Massimo Paci, profilo interessante quello del ragazzo di 19 anni, 1,92 m, che nella passata stagione ha avuto un ottimo rendimento con la maglia degli Alto Molisani, 26 le presenze e 34 i gol subiti per una formazione, quella granata, che prima dello stop causa pandemia viaggiava al 7° posto in classifica. Non è l'unico ex agnonese in rosa, perché Meiri raggiunge Diakité, acquistato a gennaio scorso, e che si giocherà sulla corsia di destra un posto con Cancellotti. E a proposito dell'ex cittadella, nei giorni scorsi ha avuto un problema fisico e l'ecografia alla quale si è sottoposto ha evidenziato un lieve inspessimento del tendine d'Achille a livello dell'attaccatura del tendine sul calcagno. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff sanitario biancorosso in vista di un suo graduale rientro in gruppo. Tutto fermo intanto per quanto riguarda il mercato in uscita. Le trattative o comunque gli interessamenti per qualche profilo dell'organico del diavolo non sono mai arrivate al punto di svolta. Martignago piace a tante squadre, ma per ora non c'è stata l'offerta giusta, anche perché il Teramo, come nel caso del Catania, non vorrebbe procedere a degli scambi, ma preferirebbe cash che nessuno però mette sul piatto. Discorso simile per quanto riguarda l'Avellino con Mungo. Ferretti non convince, per ora l'ex Cosenza rimane dov'è. Così come rimane dov'è Viero, perché Lora non piace al Teramo, i Brianzoli avevano proposto un esborso minimo di denaro per arrivare al centrocampista a scuola Sassuolo, tenendo conto che ci sarebbe stata la cessione di un giocatore come parziale contropartita. Iachini però a queste condizioni non vuole trattare e più passano i giorni, più si capisce che con questa strategia e con la spada di Damocle del contenzioso coi tesserati ancora aperto, non ci saranno grandi uscite e men che meno qualche plusvalenza, come ripete il massimo dirigente biancorosso, che però finora può dire di non averne realizzata neppure una. Tutto questo nonostante il lavoro alacre della dirigenza. Il problema è che anche le compagini di Serie B metterebbero mano al portafoglio, ma non per le cifre che Iachini immagina. Ecco il perché della delusione da parte del presidente biancorosso, che in questi giorni continua ad attendere un segnale. Non sarà semplice, ma il campionato incombe e il Teramo è un cantiere ancora da aprire.